Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Raga, eccoci qui, belli lerci, belli marci. Cosa torna? Torna Assetto Corsa Competizione su PS4. Perché? Perché, friends, la PS5 sta facendo 7.959 aggiornamenti, che già ho bruciato 100 giga di una scheda telefonica. Perché i giochi PS4 è vero che si mettono su PS5, ma sono comunque 20-30 giga a gioco più l'aggiornamento interno della console, quindi sono ore di aggiornamento. Ho iniziato prima di pranzo e se continua così durerà ancora parecchio. Nonostante questo, ragazzi, stasera ci sarà una live su Twitch. Porteremo PS5 perché c'è un gioco in anteprima che porteremo e lo proveremo, ragazzi. Non sarà una prova lunghissima, però intanto ci divertiremo. Quindi, alle 21, tutti belli lerci su Twitch, anzi pure qualche minuto prima. Torniamo nel nostro campionato di Assetto Corsa Competizione su PS4. Questo, ragazzi, è uno dei giochi che su PS5 dovrebbe migliorare meglio. Nonostante non sia versione next gen, però dovrebbe migliorare gli FPS, la grafica, tutto. Lo proveremo, ragazzi, proveremo Formula 1. Assetto Corsa Competizione, altro gioco che sono curioso e sto aggiornando è WRC9. Perché con l'aggiornamento vi farò anche un video dove vi farò vedere come si possono passare i giochi dalla versione PS4 alla PS5, che è molto meglio. Io ho visto i gameplay su internet, raga, tanta roba in più. Quindi, raga, torniamo nella nostra vecchia modalità campionato. No, che cacchio sto a fare? Una stagione? Silverstone, raga, ancora Inghilterra, andiamo a vedere la classifica. Siamo a 4 punti dalla McLaren Optimum Motorsport, France. Quindi campionato bello combattuto. Abbiamo a 2 punti l'altra McLaren. Madonna, è un terzetto che si sta giocando il titolo quest'anno. Sono le McLaren in ampio spolvero. Vediamo molto indietro invece le Mercedes Evo e le Ferrari Evo. Però potrebbero tornare sotto. Raga, la pista che mi piace tantissimo. Come al solito, lasciate un like, iscrivetevi. Ormai siamo addirittura d'arrivo per i 4.000. Raga, grande risultato, ma è solo l'inizio. E soprattutto, raga, altra cosa importantissima, iscrivetevi al gruppo, canale Telegram, Supercorris Offerte Amazon, perché ogni giorno bombardo di offerte. Tanti ragazzi stanno comprando su, grazie al canale, tante cose ottime di Amazon. Quindi, raga, offerte incredibili, iscrivetevi. Partiamo con questo gran premio di Silverstone della nostra stagione di Assetto Corsa Competizione. Partiamo. Raga, non ho capito che è successo, se è boh, o se è ribuggato il gioco, perché ci ha fatto rimettere le stesse impostazioni che avevamo prima dell'ultimo aggiornamento, che chi mi segue ha visto che non ci faceva cambiare la durata delle gare e tutto. Invece adesso abbiamo potuto rimettere 20 minuti di gara. Però piccola problematica, mi sono girato in qualifica e quindi sono dietro. Poi è scomparsa una McLaren dalla griglia. Non so come sia stato possibile. Sta prima. Allora, raga, setup aggressivo, perché giustamente noi non ce l'abbiamo il setup qua. Provo a fare quello che mi hanno consigliato ieri in live. Prima di farmi puoi fare un assetto di merda. 20 minuti, raga, finalmente tornano le gare da 20 minuti, quindi sono 10 giri. Vabbè, mettiamo un 34, dai. No, sono 10 giri, 3, sì, 10 giri, dai, 35 litri. A posto, raga, siamo pronti, partiamo con questa incredibile gara di Silverstone e ci tocca fare una bella rimonta per il titolo. Partiamo, Franz. Parte, Franz. Dai, là. Andiamoci a prendere sta vittoria. Bella liquida. Dall'ultimo posto sembra assurdo, però è così. Leviamo tutti i danni, cazzi vari. Anzi, dai, voglio fare... Non questa, voglio mettersi in quadra qua, su. Madonna, che ripresa di merda sta macchina! Prima toccata alla BMW! Sinistra, super corris, le ultime posizioni. Si butta in mezzo. No. No. Sto per prendere la Porsche. Si imbarca la vettura. Madonna, che partenza complicata.
prende la scena dell'onda su Marconi, se si butta all'esterno. Madonna quanto è veloce sta cacchio di onda. Tutto all'esterno su Marconi sulla onda. Che alla fine capisce che Supercoris c'ha la traiettoria migliore e lo fa passare. Vabbè raga, però porca troia, si è frenata mezz'ora prima. Car on the right. Ah, largo Corris, però gira la Porsche e si prende la posizione. Qua ragazzi sta tanto traffico. Si avvicina Corris alla Aston Martin. Car on the left. Oh! Oddio! Succede il putiferio qua, no! No raga, che cazzo è successo? Si è girata la Bentley, ci siamo presi! Ci siamo presi raga, però abbiamo comunque preso delle posizioni! Strike della Bentley che si è imbarcata, pazzesco raga, pazzesco! Sembra di essere online! Che di solito la CPU di sto gioco non fa tutte ste sceneggiate pazzesche. Però raga siamo a ridosso della top 10 e abbiamo altri 17 minuti per recuperare, quasi 18. Dai, aspettando la prova della versione PS5 raga, sarà sicuramente una figata anche in retrocompatibilità, perché ricordiamo, quella che proveremo sarà la versione retrocompatibile, non la versione specifica che dovrebbe essere ancora superiore. Però l'ho vista su YouTube, già è una figata. Non si immaginare la versione next gen che cosa sarà graficamente. Arriva Super Corris. Prende la scia della Ferrari Super Corris. Si butta all'esterno. Si butta all'esterno. E passa. È già decimo Super Corris, ma sono lontanissimi i primi. Ma questa è la pista che a noi ci piace, quindi sappiamo che ce la possiamo fare. Arriva dietro la Aston Martin Super. Arriva Super Corris. Ah, prende l'erba, rischio. Si butta dentro con una prima di violenza. Ci prova l'Aston a tenere. Corris chiude, grande sorpasso. Ci prova l'Aston Martin, ma Corris c'è. Ed ecco la prima delle McLaren. Ma raga, non mi ricordo se questo è quello che sta primo nel mondiale. Arriva Super. Ah, si imbarca. Però sono cambiate molto pure le grafiche dei cruscotti delle auto. Raga, forse stiamo lottando col primo del mondiale. Non so se è lui, non me lo ricordo. Prende la scia Super Corris, che non ha rispetto però. Non c'ha rispetto Super Corris. Ah, largo. Se ne butta dentro Williamson. Se ne butta dietro Corris. Se ne butta dietro Super Corris. Oh! Prende la scia Super. Prende la scia Super. Tutto all'esterno, battaglia sul filo dei secondi, sul filo dei metri. Passa Super Corris all'esterno, ci riprova Williamson. Ma deve resistere, passa Super Corris. Con un sorpasso sontuoso. Ottavi. 14 minuti per provare a risalire ancora di più.
sta in pista in questo momento Super Corris alla grande. Raga, devo dire che a livello di sensazioni, pure se con l'aria andiamo più veloce, il T150 è tutta un'altra storia, proprio ti fa percepire tutto quello che stai facendo in pista. Arriva Corris sui primi 8. Arriva Super Corris sui primi 8. Ah, si imbarca, raga, forse dobbiamo fare pit stop. Vediamo se entra qualcuno. Non so se entriamo noi, non entra nessuno, entro manco io, vaffanculo. Arriva Super. Madonna, raga, come si muove lo sterzo. Sappiamo che ci abbiamo in mano un toro scatenato. Ce l'abbiamo davanti, un toro, un Lamborghini. Prende la scia Corris. Ma qui non si passa però. Ah, vicino. Non vuole alzare il piede dell'acceleratore Corris. Rischia il tamponamento. Si butta a sinistra. Si butta a sinistra sulla Lamborghini. Che velocità di punta, vediamo. Cerca di resistere. Cerca di resistere Corris di nuovo, tutto a sinistra. Largo Corris, Lamborghini interna. Resiste Super Corris e si prende la posizione. Sta per uscire anche un'altra rimonta di quelle epiche del vostro Super Corris, raga. Settimo posto. Raga, a questo punto non è impossibile anche pensare una vittoria. Sono tutti là. E noi ci abbiamo un passo buono. Molto buono. Se le gomme non cedono, ci siamo. Oh, ecco la Evo. Ecco qui, come non detto. Si imbarca da pazzi. Raga, io direi che forse è l'ora di fare il pit. Però i dubbi che dopo non ci durano le gomme, perché non lo fa nessuno il pit stop. Corrado prenderà la scia della Mercedes Evo. Si butta all'interno. Oh, un po' lungo qua. Trova la corda Super Corris. Arriva su un'altra Audi. Vai box pure Super. E vai. Abbiamo dato pure una bella botta, raga. Bravo Super Corris. Tutti in box, raga. Tutti in box. Dai raga, veloci, cazzo. Guardate quanto cazzo di tempo ci state a mettere. Questi già stanno a fare il pit stop da mezz'ora. Ma cazzo, sempre però. Intanto raga, qua ci sta la PS5 tutta illuminata di rosso, blu, bianco, che sta a fare gli aggiornamenti. Oggi l'ho messa sotto torchio la nostra piccola PlayStation. Oddio, piccola. Sono certo che uscirà una versione slim perché è troppo grande. Sicuramente qualcuno si sarà lamentato e faranno la slim. Non so la pro, ma la slim la fanno. Parte Corris che perde qualche posizione, ma comunque alla fin fine abbiamo limitato i danni. Oh! Fin di guardrail. E adesso qua raga dobbiamo spingere 10 minuti per dare tutto quello che abbiamo sotto il sedere e nelle mani. Arriva Corris. Arriva Corris. Si butta dentro, non aspetta neanche un secondo Super. Va molto meglio la nostra R8 adesso con le gomme nuove. E non so perché raga, dopo i pit stop vado sempre più veloce di prima. Aia, si imbarca però.
Si imbarca. Arriva Corris, largo, prende l'erba. Non alza il piede all'acceleratore, se non per qualche decimo. Torna sotto. Torna sotto Super Corris. Ah! Aia! Scoda un po' larghi! Ma il fine giustifica i mezzi, siamo ravvicinati! Dai, alta Mercedes Evo! Arriva! Un po' largo qua! Sesto Super Corris! Ah! Niente raga, lungo. Dobbiamo fare passare la Mercedes. Warning for exceeding track limits. Dai, passa salame. Vabbè raga, questo è addormentato, che cazzo se ne frega. Svegliati la prossima volta. Prendiamo il warning raga. Ma Super Corris non molla. Cazzo sto cordolo malefico. Si imbarca il culo della macchina. Prova a risalire. Più che può Super Corris. Raga, il podio è lì. Non è lontano. Madonna come si imbarca sto cacchio d'ABS. Abbassiamo il traction, friends. Troppo traction. Proviamo così, raga. Voglio avere più grinta in uscita. Esce forte Super, che in 6 minuti si vuole andare a prendere il podio, raga. Dai. Oh, che sta succedendo qua? Stanno uscendo ai box. Si prende la posizione Corris. Allora stiamo lottando per la vittoria. Non ce ne eravamo accorti raga. Io pensavo che già erano usciti gli altri. E invece raga davanti ci abbiamo la McLaren che sta cercando di scappare. Esce bene Corris qua. Prova a cercare un pertugio sulla Ferrari Evo, che non molla. Ah, largo Corris, si ributta dentro la Ferrari, rischio del contatto in due. Però riesce a girare meglio qua, Super Corris. Non me la so sentita di buttarmi dietro però la BMW, raga, purtroppo. Grande paura di Super Corris, che deve velocizzare le operazioni però. Si fa vedere dalla BMW. Aia raga, largo. Vicino, vicino, vicino. Però è stretta la BMW. Lo sanno cosa fa Super Corris sulla pista. Lo sanno i giochetti di Super Corris alla Nigel Mansell. Ma questo non se l'aspettava. Super Corris all'esterno in accelerazione. Filo d'erba e passa. E passa Super! Ci prova la BMW, ma Corris chiude tutte le strade! Da ultimi a secondi, in 16 minuti, scarsi!
E adesso ci abbiamo il mirino puntato, raga. È possibile una rimonta del genere? Perché è la pista che amo, cazzo, però, raga. Tre giri, mi sa che non ci abbiamo la benzina per finire. Aia. Finale trailer. Abbiamo messo la benzina in tanto largo. Abbiamo messo la benzina troppo ai limiti. Probabilmente l'ultimo giro, raga, dovremmo abbassare la potenza. Quindi affrettiamoci a riprendere il primo qua. Arriva Corris. Arriva Super. Cacchio, ragazzi, è in mezzo alla merda. Dai, largo. Dobbiamo alzare la mappa motore, Franz. Quindi Super deve rinunciare a parte della potenza, perché non finiamo la gara, se no. Oh. Però prende la scia lo stesso, Super! Non c'è spazio qua, raga, non c'è spazio. Vicini! Almeno ci abbiamo 15-20 cavalli in meno. Oh! Niente, raga! Anche Osborne lo sa! Il giochetto di Super Corris! Niente, raga, dobbiamo alzare ancora di più la mappa. Prende la scia, Super Corris! Prende la scia! Car on the right. Clear on the right. Ah, si prova a buttare, però Osborne! Osborne resiste! No, cazzo, raga, ci siamo imbarcati! Ha messo le ruote sull'erba. Troppo ottimista, Super Corris! E adesso abbiamo bisogno vitale della scia, perché sennò con una mappa molto più alta, raga, non ce la facciamo. Speriamo di finire la gara così. Oddio, come scoppietta la McLaren. Corris esce meglio. Esce meglio Corris all'esterno e si prende la prima posizione. Però adesso ci dobbiamo difendere il rettilineo. Penultimo giro. Si difende Super Corris in rettilineo. Che la McLaren va a pieno ritmo. Noi invece non possiamo. Eccola qui, si riavvicina. Oh, si sta riavvicinando pure la BMW. Ah, cordo, attenzione. Vicina la McLaren, raga. Inizia a pennellare le curve Corris come sa fare. Dai, che forse ce la facciamo, raga. Forse ce la facciamo. Ah! Prova a scappare Super Corris verso la vittoria, che questa volta potrebbe valerci il primato in classifica. E sta facendo un giro mirabolante, nonostante la potenza ridotta del motore. Dai! Nonostante la potenza ridotta del motore. Cazzo. Raga, siamo ai limiti della benzina. E allora, niente, raga. Dobbiamo depotenziare la vettura al meglio. Abbiamo perso almeno 30-40 cavalli ora, ma voglio finire la gara, se no è la fine. Arriva Corris. Rettilineo, vettura depotenziata. Ci guadagnerà tanto la McLaren qua.
Ma dobbiamo arrivare, raga, ecco qui. Perfetto, pure su Cruscotto ormai ci abbassa la scritta. E allora, friends, dobbiamo mettere tutto al minimo. Niente, raga, siamo con pochissima benzina a bordo. Speriamo di non rimanere a secco proprio. Arriva la McLaren, sta tornando. Noi non riusciamo anche a tirare marcia sul rettilineo. Per quanto cacchio è depotenziata, minchia, ci ha recuperato mezzo secondo. Si prova a difendere nelle curve, super. Niente, stanno arrivando. Stiamo perdendo una marea di tempo. Non dobbiamo sbagliare le ultime due curve. E uscire bene, perché questi arrivano, sono più veloci noi sul rettilineo. Esce bene Super Corris, che si va a prendere una grande vittoria, cazzo. La prima. La prima della stagione. Grande, 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 grande. Eccoci qua, friends, sul podio. Grande. Grande vittoria sulla McLaren e sulla BMW. Presumo saremo primi in classifica, quindi ci prendiamo la testa del mondiale. Nonostante una qualifica disastrosa, però in gara sapevo che potevo risalire e siamo risaliti, raga. E che dire, friends, ci vediamo stasera su Twitch alle 9. Oh.